Ciao a tutti ragazzi, sono Capo e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Fortnite. Raga, questo è il terzo video di oggi, cioè il secondo, perché ho caricato un video oggi quando l'avevo fatto ieri sera, tardi, prima che cominciava questa season. Allora, raga, abbiamo fatto la reaction al pass battaglia nuovo appena oggi. Ho fatto, appunto, perché non mi andava di sta shop a 10 euro, le sfide rapide che si ottengono con il pacchetto di questa skin. Tipo, non mi ricordo come si chiamava, adesso vediamo, ve lo faccio vedere. Ecco, Derby, Dinamo Derby, pacchetto Dinamo Derby. E, appunto, con questa skin ti davano, a parte... Ops. No! Aspetta, hanno cambiato le cose, non ci credo. Infatti anche prima, raga, per riscattare, per equipaggiare, mi dava tasti diversi. Allora, raga, intanto ci metto un botto a salvare la skin, non capisco perché, vabbè. Poi mi tengo quella perché anche prima è stato un casino, raga. Praticamente, raga, intanto mi sono fatto l'ombrellino super figo, mi sa che l'ho detto anche nel video scorso. Guardate che bello! Troppo bello, cioè. E praticamente, raga, andiamo su Battle Pass. Andiamo qui. Raga, 3, 2, 1. Zero, andiamo a shopparcelo. Però non lo so, raga. Ma stavo scherzando, raga. Andiamo a acquista pass battaglia. Vai. Non mi è andato, raga. Ah, ok, raga, mi stavo spaventando. Raga, che schifo questo gioco. Raga, mi ero spaventato, pensavo che mi avevano rubato i V-Buck. Allora, raga, questo qui è il mio mantellino preferito, anche perché tengo, mi sa, soltanto due mantellini, ma è tipo Galaxy, troppo bello. Ok, raga, Skin Tour, troppo bella. Cosa? Cosa, raga? Cosa? Va bene, ok, Skin Tour. Mo non si vede qui perché è buggato, vabbè. Andiamo avanti, riscattiamo. No, raga, si è buggato all'infinito, adesso faccio così. E dai! Ah, ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Raga, allora, direi di metterci questo mantellino troppo bello, guardate la galassia. Mettiamocelo perché davvero, eh. No, raga, ci metto un botto, ammette. Giusto, ah, ok. Ragazzi, mettiamo anche Thor. Ovvio, ovvio, ovvio. Aspetta. Perché dice modifica stili? Cioè, perché dice tipo stili sbloccabili? Ok, quindi. Ah, sì, giusto. Cosa? In che senso? Raga, non ho capito una cosa. Allora, se io vado qui. Intanto la mimetica è troppo bella. Se io vado qui. Ah, ok, a livello 15. Poi devo fare delle missioni. Ah, ok. Con questo balletto cambia anche la skin. Bellissima. E fatto questo, la skin è tipo troppo bella. Va bene, dai. E niente, raga. Vabbè, raga. Poi vediamo tutto. Intanto, qua c'è il coso strano. E niente, raga, andiamo in singolo e non so cosa ci capita. Perché, raga, come vedete, ho fatto già un po' di partite. Perché comunque non mi andava di stare a shoppare 10 euro come vi ho detto. E quindi ho fatto le sfide rapide. E quindi ho dovuto giocare le partite. Volevo tenermi la sorpresa insieme a voi, ma non potevo farlo. Ok, intanto lo shop non è niente male. E aspettate, ce lo mettiamo, raga. Sì, che ce lo... No, fa schifo.
la non ce lo mettiamo e andiamo bene. Un secondo, voglio vedere prima cosa mi hanno dato. Vediamo. Ah, ok, nulla di che, nulla di che, perfetto. La cosa che mi piace tanto è qui, però tanto raga, già ce l'abbiamo della Skin Galaxy che è uguale, quindi non lo so. Non vedo l'ora di sbloccare lei perché veramente è una skin classica, però davvero bella. Ok, raga, andiamo allora in partita. Raga, non so com'è questa skin, però mi sembra troppo grossa. Raga, nel senso, a me non piacciono troppo le skin grosse. Sapete cosa significa? Le skin che tipo sono troppo grassottelle, cioè sono troppo messe in più così perché comunque non ci sta per niente. Quindi, perché poi ti beccano da tutte le parti, capito? Vedete, sta skin è un bel po' grande, vedete, è grossa. Quindi non so fino a che punto ci potrebbe stare. Raga, ma questo qua, stili sbloccabili anche di questo? Cosa? Ah, giusto. Guardate un secondo, raga. Io vado tutto di qua, guardate che cosa succede. Ecco, qui ci stanno tutti gli stili sbloccabili. Quindi aspetta. Non ho capito, raga, quindi ah, ma questo è il livello 100, e perché poi ci stanno? Ho capito, raga. Ecco perché questo qui stava nel pass. Non era nel pass. Perché il pass finisce qui, come potete vedere, livello 100. È questo. Che vabbè, il mio supereroe preferito, va bene. Quindi Wolverine, io lo chiamo così, raga, poi Wolverine è praticamente non sta nel pass, ma è come se ci sta. Perché come avete visto, quello è il livello 100. Infatti, tutti gli youtuber che ho visto fino a mo' dicevano: ah, ma questo è nel pass, è nel pass, è nel pass. Però non hanno visto che quello era il livello 100. Quindi, raga, primo o comunque uno dei primi nel mondo ad averlo capito. Yes, raga, yes. Comunque, raga, gli youtuber, quelli là che ne so più famosi e vogliono far vedere tutte queste cose qua, tipo, guardate, io shoppo tutto. No, raga, no, non va bene affatto. Ciao, io me ne vado. Mi fa volare tutto qui, bello. E quindi, raga, niente. Cosa? Vabbè. Ma what? Vabbè. Raga, con questo set, cioè Thor l'hanno fatto strano, perché set Galaxy Thor? Lo dovevano chiamare Galaxy Thor sto set. Intanto il mantellino, guardate che bello. Ce n'ho soltanto due, raga. Infatti, vabbè. Sono troppo emozionato perché a me i mantelli mi piacciono, però comunque io shoppo skin dove non stanno i mantelli. E comunque i pass battaglia molto difficilmente mettono cose con intanto guardate gli aerei, cose con i mantellini, quindi davvero GG per la Epic. Oh my god, gli aerei. Raga, andiamo in un punto dove atterrano gli aerei, che sono quei cosi blu. Non lo so perché ci va un sacco di gente, quindi non saprei, raga. Comunque Iron Man resta comunque il mio preferito di questo pass perché Iron Man è. Stavo scherzando, raga. Un secondo. Prima ho detto. Intanto qui il nuovo posto. Qui io ho detto proprio così secco che Iron Man è il mio supereroe preferito. Ma non è vero, raga, perché a me ci stanno, cioè tutti i supereroi sono miei preferiti, tranne alcuni proprio che non mi piacciono proprio. Comunque vedete che quando miri comunque occupa molto spazio. Cioè a fare così, tipo wota wota wota, non occupa tanto. Però se poi andiamo a vedere.
Ok, pensavo di prendere danno, meglio così. Se voi andate a vedere, mentre fai così, ok, non sembra troppo grosso, ma quando uno mira, si vede che è comunque una skin grossa. Comunque, raga, i miei, cioè, per parlare di... vabbè, comunque hanno riaggiunto un sacco di cose. In questa season. Co. Ah, con quelli si vola, quindi. Vai. Colpito. No, io lo pusho, raga, anche se lui ha la R. Lo pusho. Ci hanno dato anche tipo una specie di missione livello 10, mimetica raga. Così ci vuole, così mi voglio. Ah! Ah, pensavo di essermi incastrato. Ehi, non mi sbalzi più! Allora, io prenderei un altro po' di mazzo, perché non si sa mai che la gente fa scherzetti. Quindi io faccio così adesso. Vado qua, salto, attivo il deltaplano e non mi si attiva un cavolo. Raga, perché quello lì è andato là sopra, quindi lo voglio prendere, però non capisco come si fa ad andare da altri lati. Forse ho capito, raga, forse ho capito. Basta che ti metti dal lato qui. Perché, vero? Niente, no, ti sbalza comunque là, questo qui perché non lo so. Buggato. Ehi, ma che stai cercando di fare? Raga, ma sta skin, che... Qual è sta skin? Perché l'ho già incontrata... Oh? Ha droppato ste cose. Oh. Va, si è arreso. Sta skin, stavo dicendo, l'ho già incontrata un bel po' di volte in questo game. Mi potete dire che skin è? Perché non lo so sinceramente. Scusami, ma ti devo far fuori. Addio. Vabbè. Ah, ho fatto anche bene. Ma un secondo. Ma non aveva una R. Ma dimmi tu che mi vuole complicare la vita questo. Ma non avevi una R, amico? Con che mi avevi sparato? Oppure non mi avevi sparato? No, raga, mi aveva sparato con una R. Non ci credo, è un poppante e l'ha lasciata. Mi sa che l'ha lasciato. Avete visto come ha mollato tutto? Vabbè. Raga, comunque sta skin è una delle mie preferite, ve lo dico, perché veramente... Raga, per fare queste sfide rapide che si fa prima... Sono andato in rissa squadra e mi stavo buttando perché pensavo che c'era il deltaplano, quindi rendetevi conto, vai, distruggiti. Pump del nonno, il mio pump preferito, raga. Se voi mi dite pump leggendario o pump del nonno tutta la vita, raga, perché comunque... Anche se... Raga, le bouncer anche. Non ci credo! Questa qua è l'arma mitica. Di chi è? Raga, non ho capito di chi è l'arma mitica. Vabbè, comunque questa... La pistoletta sta facendo il devasto oggi, eh. Raga, sto pump del nonno ha beccato solo 2 volte su tutti i colpi che ha dato. Vabbè, ci sta, raga. Ci sta tantissimo, raga, ma di chi è? Ho capito, forse? Ma di chi è? Ma, raga, non mi viene il nome del supereroe che è questo. Raga, mi devo prendere anche l'arma. Comunque, raga, se avete... Raga, comunque, sono troppo felice, ma qui che c'è il devasto, madonna.
Comunque, se avete visto quest'arma un po' strana, è perché è un'arma nuova, raga. Sì, tipo degli scagnozzi che vanno in cose normali, non riesco a definirvi cosa. È un assalto praticamente, guardate. Ma vi faccio vedere il colpo, anche perché ci stanno player lì. Oh mio Dio, verrò incastrato. Guardate che figata. Allora, fai così. Boom. È tipo di... come si dice? Madò, raga, non mi viene in mente il nome di... Vabbè, raga, non mi viene in mente il nome. È di Iron Man, perché vedete il rosso e poi come si monta appena miri. E poi ci mette tanto a mirare. E poi guardate il raggio, cioè guardate. Cioè adesso ci rendiamo conto, vi rendete conto piuttosto? Sì, eccolo! Boom! Vabbè, raga. Madò! Ah no, sono morto. Guardate quanta poca vita ho. Oh mio Dio! Dio! No! Edita! Edita! Non mi edita! Sono scappato. Vabbè raga, io tengo questo, quindi... Ciao! Bye bye amico! Raga, quanto è bello sto coso! Ciao, me ne vado. Raga, è troppo divertente. Così tra gli nemici alla grande. Madonna. Aiutatemi voi. Soltanto che adesso mi mancano colpi pompa. Adesso io, sinceramente, l'aspetto, ma è già avvenuto in safe quel pazzo. Voglio vedere quanto danno fa st'arma. In verità già lo so, però non l'ho visto bene. Perché comunque sia, non me lo ricordo. E questo qui ha già imparato ad usare le bounce pad. Vai, raga, io in build fight che finisco il mazzo. Perché non mi aveva buildato là? Cioè, abbiamo visto tutti là che c'era... No, aspettiamo un secondo. Vabbè, raga, ok. Raga, me la devono dare la mimetica. Eccola! Raga, voglio mettere tutto il set di Thor, basta. Vai. Aspettate un secondo. Ma... Ah sì, perché ormai so già tutte le cose che ci stanno in sta season, quindi non mi sorprendo tanto a vedere. Perché le bounce pad, raga, le bounce pad, le bouncer, cioè tutte queste cose. Ma non c'è un piccone della Marvel, della Malvel, ok? Malvel. Vabbè, questo dai. Prepariamoci. Vabbè, raga, questo qua era un tryhardone di quei tryhardoni. Che nabbo. Godo! È morto là! No, raga, che scarso! È uno scarso! È uno scarso! Oh, usalo! Raga, che scarso fa sul lato. Si è spostato dall'altra parte. Per chi non segue Fortnite non può capire, però. Praticamente si è buttato da un ponte. Invece di cadere nell'acqua che non prendi danno, è cascato sulla terra. Ha sbagliato l'atterraggio. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, raga. Questo.
Sì, che sono momenti epici di Fortnite. Stavo dicendo, vabbè, questo qua era un pro player. Pro player. E poi mi va a morire così. Vabbè, succede anche a me, quindi non dovrei parlare. Zitti tutti. Ma dai, volevo vedere. Salve. Troppo bello. Raga, che cosa è diventata questa season? Che cosa è diventata questa season? Buttiamoci a caso, non ho visto nemmeno. Ah, comunque, raga, guardate, hanno aggiunto i nuovi pesci. Guardate che belli. Cioè, li vedete? Guardate, pure la medusa. Questi qua sono quelli che ho pescato fino a mo' io. Perché in tutte queste partite almeno ho pescato qualcosa, perché comunque ero curioso. Comunque, raga, sto pesce qua è leggendario. Capito? È leggendario e vi fa vedere tutti i nemici in tutta la mappa. Cioè, praticamente vi mette la visuale in bianco e nero e vi fa vedere i nemici in bianco e le altre cose in nero. Raga, quanto è bello! Quindi, raga, senza fare nulla, voi vedete tutti i nemici nella mappa e loro non vedono te praticamente, perché comunque tu stai alla finestrella lì. Un nemico sta alla finestrella lì che sta mirando, tu non lo vedi perché ha la skin scura. E alla fine lo vedi con quel pesce, quindi hashtag pesciolino nei commenti, ma alla fine nessuno mette l'hashtag perché nessuno arriva a questa parte del video, quindi raga, nei commenti hashtag pesciolino. Capito? Hashtag pesciolino. Ah, hanno potenziato. Ma che schifo hanno fatto la mimetica. No, raga. Brutta, brutta! La canna da pesca comunque si può potenziare in canne da pesche più rare, tipo blu, leggendaria. Una cosa fantastica. Raga, pensavo di meglio la mimetica. Brutta! Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Aspettate. Ma che granate hanno dato orto quelle potenti. Allora, ci sta un pesciolino che io anche ho pescato, non mi ricordo quale, che vi fa diventare. Avete visto quando vi mangiate il peperoncino e andate super veloci? Vi fa andare il triplo più veloci, raga, quindi. Meglio se ve lo prendete, guardate, potete scappare all'istante dai nemici, fatemi aprire sta cassetta. Au! Oh! Adesso andiamo a uccidere qualcuno! Ok, ho messo radio beatbox. Vai! Scanniamo tutti! Ah! Tun 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 tun. Raga, però poi mi danno copyright. Anzi, no, non lo so se è copyrightato, perché mi sa che hanno tolto la cosa di copyright. Dun 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 dun. Cosa? Pompa che mi piace a me, pompa del nonno. Vabbè, raga, io me lo prendo. Cioè, sapete com'è? Pompa del nonno blu non si rifiuta mai. Ah, raga, di mazzo siamo messi malissimo, veramente. Ok raga, così siamo a posto, le granate onda d'urto ce le teniamo. Ah raga, guardate che quanto va bene il gippino nello sterrato. Cioè, guardate, non slitta di un centimetro. Raga, sempre sta musichetta però. Ok, che bella però. Raga, sgommatina tattica così, boom, derapata. Cioè. Aspetta, quanto carburante? 49. Raga, non mi ha... Mi ha cambiato da solo arma. 36 e questo? No!
lisciato, non mi ammaccare di un centimetro il mio furgoncino. E vabbò, ho capito che si innuscemmo. Cioè, raga, siamo seri? Veramente? Raga, ma l'ho colpito di assalto e il pompa ho lisciato tutto. Raga, ma è un bot, guardatelo. Io ci sono andato lento perché vedevo che era un bot. Ma... non ha senso, vabbè. Raga, il pass battaglia, troppo bello. Usciranno anche challenge che farò sul mio canale, inventate anche da me e anche dagli altri, va bene? Ah sì, l'ho già riscattata, l'avevo, eh. Vabbè, raga, allora. Livello 10, tutto regolare. Leviamo sta mimetica perché mi fa beep. Ecco. Oh, per non dire quello. Facciamo beep. Aspettate. Ma non è completa sta mimetica. Guardate. Cioè. Oh, vabbè, dai. Mettiamo una mimetica che ci sta, tipo una normale. Ecco, questa. E vabbè, raga, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi. Dopo che avete schiacciato il bottoncino rosso con il tasto iscriviti, attivate la campanellina su tutto, così non vi perderete nessun altro mio video. E ciao ciao! Comunque oggi no, questo video l'ho fatto senza webcam perché comunque sto da play, quindi è un po' difficile collegare la webcam da play, quindi facevo prima così. Ciao ciao!